Professor Spinella, gli amici del cuore protagonisti nell'ambito di un programma territoriale per la, per la comunicazione e la promozione della salute. Facciamo la nostra parte come altri fanno. Ecco, mh, noi però ci ancoriamo concretamente sul terreno delle cose eh, da fare e fatte. Quelle fatte servono a capire gli errori e a fare meglio in futuro. Quelle da fare sono le prospettive. Alla fine della fiera, io però mi domando sempre quante risorse vengono investite sul terreno di quel che si è sempre declamato: meglio prevenire che curare. Siamo d'accordo tutti, teoricamente, ma poi nei fatti non si scende sul terreno concreto: quante risorse si allocano in maniera da fare sì che sempre meno cittadini diventino da malandi a malati, perché se diventano malati. I conti poi alla fine, quelli morali e quelli materiali non tornano, ci saranno sempre più malati, faccio un esempio. Noi abbiamo nelle scuole il nostro modello cuore giovane, noi andiamo nelle scuole per insegnare ai giovani pratichi, pratiche virtuose, nutrirsi meglio, mani in pasta, cerchiamo di insegnare alle ragazzine come si cucina. Il gioco diventa foriero di sapienza, di cultura. Due, ai giovani suggeriamo di impegnarsi. Abbiamo allestito in passato qualche squadretta di calcio, eccetera, eccetera, e non è il nostro target, però ci impegniamo a suggerire comportamenti, camminate, non state dietro la console e così via. Ecco. Questi fatti però ci hanno anche indotto a ragionare in altri termini. Abbiamo a livello nazionale come con cuore assimilato e suggerito all'immaginario collettivo un'idea forza, e cioè dire si possono lottare morte improvvisa e quant'altro con un manichino, un piccolo manichino, un manichino minien. Nel contempo però il, la cosa diventa gioco e i ragazzi eh, a un certo momento imparano eh, fattivamente come si fa a soccorrere un cuore che va in arresto. In un'idea che si chiama cuore vivo, forza, e noi abbiamo fatto una legge nazionale, che è la 123 aprile 2001, per fare sì che dei laici addestrati potessero a un certo momento entrare vivamente a soccorrere un cuore che si arresta. Non c'è ambulanza che arriva in cinque minuti col traffico, cittadino in montagna. Allora, tanti più addestrati, tanti più defibrillatori ci sono tanto più si lotta la morte improvvisa. E se questi ragazzi imparano, imparano anche il valore della vita, contro ogni forma di bullismo. Guarda quante cose contemporaneamente si colgono, ha capito? Su questo abbiamo allocato risorse, come dicevo prima. Se si allocano solo parole non vedremo mai la fine di queste cose. Altri moduli nella scuola sono quelli di far venire gli insegnanti nel centro neonato, prima in Italia. Per la lotta alla morte improvvisa, addestiamo gli insegnanti a fare sì che addestrino gli allievi, anziché andare dagli allievi, sproporzionata la forza che noi abbiamo, anche umana, rispetto alla, forza, alla possibilità di addestrare tanti alunni. Non esiste, solo le quarte sono 14.000 alunni, abbiamo calcolato. Non avevamo né manichini né altro sufficiente. Allora, facendo così, si passa dal terreno del dire al terreno del fare. Noi siamo innamorati, cotti, del terreno del fare, perché in Italia si sprecano fin troppe parole. Non le dico di altre cose perché sarebbe troppo lungo.